Silvi, il tuo spaventapasseri. Esatto. Che cosa rappresenta? Cosa rappresenta? Rappresenta un po' di staticità che troviamo nel mondo, fondamentalmente. Ho messo anche la donna perché si parla tanto di parità di sessi, ma fondamentalmente non c'è, c'è un problema di comunicazione. Il tema sulla che ora è la fine del mondo, fondamentalmente nel campo artistico si possono trovare molti campi, ognuno può interpretare quello che vuole, quindi non ho voluto dare più un senso proprio della parola, ma costruire qualcosa dove chiunque può vederci quello che vuole. C'è questo muro tra le persone, in un'epoca dove c'è molta comunicazione, dove riusciamo a parlare, comunque a metterci in contatto con il mondo intero, spesso queste barriere ancora non si sono.